Buongiorno, oggi è domenica 21 aprile 2024 e siamo in Sicilia, nella zona di coltivazione della pesca di Delia. Siamo nella provincia di Caltanissetta e come si vede qua siamo in una zona appunto molto intensiva, siamo intorno ai 450 metri sul livello del mare, vediamo appunto pesco oltre che uva da tavola, oltre che albicocco, c'è anche qualcosa di ciliegio, un po' tutte le drupacee. E questo è un anno un po' particolare, un anno che sarà difficile, credo, un anno che è caratterizzato da una siccità incredibile, una siccità che non si vedeva da decenni. Forse il 2002 è stato un anno simile, ma quest'anno la risorsa idrica è qualcosa di estremamente importante per supportare, per realizzare una produzione di pesche, di nettarine, come in questo caso di questo pescheto dove siamo qua, che è a maturazione diciamo verso fine agosto, e chiaramente bisognerà arrivarci. Questa è una zona dove c'è una discreta disponibilità di acqua di pozzo, ci sono diversi laghi, laghetti collinari realizzati dagli stessi agricoltori, però normalmente questo è un fiumiciattolo che in questo periodo sicuramente avrebbe alimentato il riempimento di vari laghi che ci sono qua sotto, però purtroppo dobbiamo convivere con la siccità. Ecco. E allora cosa si può fare? Quali sono le tecniche per cercare di valorizzare quella poca acqua disponibile? Ecco, queste sono albicocche. L'impianto di irrigazione già è stato messo in attività, come possiamo vedere è stata data già una prima irrigazione. Che i terreni a una certa profondità, i poche decine di centimetri sono veramente asciutti. Allora, un lavoro importante da fare. Visto che ci sono già germogli di questa dimensione, come possiamo vedere nella parte alta, è proprio quello di eliminare questi germogli, che sono dei succhioni, sono dei rami che per la loro posizione molto fuori assolutamente da qualsiasi interesse, come possiamo vedere ci sono dei succhioni a un'altezza di circa 2 metri e oltre. Io consiglio assolutamente di procedere in questo momento a questo lavoro di desucchionatura manuale, che questi rami qua, questi nuovi germogli sono dei succhioni con una potenzialità di diventare alti almeno
1,50 m o anche 2 m, quindi prima si tolgono e prima la linfa andrà ad alimentare il rametto che contiene i frutti, il rametto che ha i frutti, quindi la linfa tende ad andare tutta verso l'alto perché è proprio la pianta che funziona così. Nel pesco la linfa ha una fortissima tendenza ad andare in alto e a generare questi germogli che sfruttano tantissimo e non servono assolutamente a niente perché poi saranno tolti. Però nel frattempo già hanno consumato energie della pianta, sostanze fotosintetizzate dalle piante a scapito della fruttificazione. Quindi noi eliminiamo questo tipo di germogli assolutamente inutili, come dicevo, avremo un vantaggio per l'ingrossamento, un notevole vantaggio per l'ingrossamento del frutto. Quindi io raccomando assolutamente, raccomando vivamente, più velocemente possibile, laddove ci siano questo tipo di germogli già, vedete, così vigorosi, consiglio di fare quello che ho fatto in questa pianta. Ho tolto soprattutto quello che c'è da 1,50 m circa a salire, mi ricordo 1,50 m a salire, anche qua qualcosa si potrebbe togliere, ma la cosa importante è evitare appunto la presenza, togliere questi germogli molto vigorosi, questi succhioni. Come vedete a terra, io questa pianta l'ho fatta prima, l'ho fatta qualche minuto fa, come si può vedere ce n'è parecchie decine di questi destinati a diventare dei succhioni enormi. E adesso questa pianta concentra le proprie energie, limitate quest'anno purtroppo, e li concentrerà sui rametti che hanno i frutti, quindi i frutti potranno ingrossare parecchio di più, potranno ingrossare veramente molto di più. Io questa tecnica la consiglio vivamente, specialmente dove magari le piante non hanno una potatura eccellente. Qua c'è qualcosa che è un po' squilibrato, sono delle branche che sono, questa è troppo verticale, questa branca aveva dei succhioni enormi, infatti a terra vedete che cosa c'è, succhioni già di 30 cm e passa. Adesso questa pianta sarà assolutamente in grado di fare delle performance eccellenti, di fare ingrossare molto di più i frutti che ha, invece che alimentare appunto soprattutto questi succhioni, che sono tantissimi come si può vedere, che consumano sostanze minerali, sostanze che la pianta utilizza adesso per l'ingrossamento dei frutticini che sono sui rametti che hanno appunto i frutti. È un lavoro da fare velocemente perché adesso lo si può fare con le mani, mentre fra una settimana magari non sarà più possibile farlo con le mani, bisognerà utilizzare le forbici, si perderà molto più tempo. Adesso è un gioco da ragazzi, è un'operazione che va assolutamente fatta se si dispone di manodopera, è una manodopera che può fare tanto di quel bene alla produttività della pianta in termini di pezzatura e di peso poi in generale, chiaramente, perché
la linfa si concentrerà in questa fase di moltiplicazione cellulare, quindi un periodo proprio assolutamente importante. Questa è una prima potatura verde, la desucchionatura manuale, utilissima nel determinare la pezzatura dei frutti, che è una cosa estremamente importante in pescicoltura. Ecco, come si vede, c'è una foresta lì in alto di germogli inutili, dei succhioni, che oltre a togliere sostanze ai rametti che hanno i frutti, e determinerà un ombreggiamento pazzesco che sarà molto negativo per l'ingrossamento dei frutticini. E quindi, specialmente in queste annate, questa operazione colturale, questa desucchionatura manuale, ha un'importanza veramente notevolissima. Guardate là sopra che cosa c'è, tutta vegetazione inutile, tutta vegetazione inutile, i germogli vigorosi che superano il 1,50 m circa, vanno quasi tutti eliminati, soprattutto i più vigorosi. Anche perché, come possiamo vedere, nella parte bassa, proprio in questo peschetto, c'è un pochino di carenza, ed è già carenza di rami pallidi, e questi rami qua, questi sottobranche qua, più ombra arriverà e meno potranno recuperare. Invece, togliendo tutti questi germogli inutili, anche la struttura della pianta andrà tantissimo a migliorare. Tanti saluti dal vostro esperto di pescicoltura, dottor agronomo Calogero Luigi Insalaca. Da Delia, Sicilia. Ecco, quello è il bellissimo borgo di Santa Rita. Ve lo faccio vedere. Ecco. Siamo nel cuore lì in fondo vediamo Caltanissetta, la città di Caltanissetta. Siamo proprio nel cuore della zona di coltivazione della pesca di Delia, quasi 3.000 ettari di pesca.